un nuovo modo di pensare a viticoltura. Nasce a Mel Piwi Veneto, un'associazione che promuove lo scambio di informazioni su varietà di viti resistenti alle malattie. Una rivoluzione green nel settore viticolo che mira al rispetto dell'ambiente e che segue le orme di Piwi International, associazione già presente in alcuni paesi europei. Piwi si basa sull'idea che non vogliamo che il nostro territorio venga sfruttato in maniera scorretta. Noi teniamo molto il nostro territorio e vorremmo che attraverso questo tipo di viticoltura si potesse conservarlo, non depauperarlo e soprattutto far sì che rimanga un ambiente sano. Viti resistenti significa una vite che resiste alle malattie fungine più comuni e quindi che non ha bisogno di trattamenti se non in pochi casi. Martedì 7 novembre è avvenuta la prima assemblea dell'associazione, un momento di presentazione e di confronto tra produttori e aziende sulla creazione di viti resistenti alle malattie e che non necessitano di trattamento. Un nuovo modo di concepire la viticoltura come attività rispettosa dell'ambiente che guarda alla globalizzazione. Allora, queste varietà di vite sono state sviluppate dall'Istituto per la Viticoltura ed Enologia di Friburgo. La loro caratteristica è quella di coniugare la resistenza alle principali crittogame senza l'utilizzo quindi di agenti chimici che vanno ad intaccare la struttura della vite. Sono senz'altro un obiettivo di riferimento, è una grossa rivoluzione in viticoltura e si sposano perfettamente con quella che è l'esigenza di un ambiente pulito e soprattutto un ambiente anche montano, perché non avere la necessità di numerosi trattamenti significa anche non dover spendere ed investire molti soldi per tutte le attività correlate e per l'attrezzatura. Nella regione l'interesse è per la sostenibilità ambientale, per la compatibilità della viticoltura che nel Veneto occupa la gran parte della produzione e del mercato dell'economia veneta, e quindi l'occhio alla sostenibilità e alla sostenibilità ambientale proprio in particolare, e nelle resistenti il Veneto ha dimostrato di essere in prima linea e fra i primi che hanno riconosciuto questi vitigni quali possibili futuro per la viticoltura. Per chi fosse interessato a iscriversi a Piwi o comunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni, come vi può contattare? Beh, puoi entrare nel sito di Piwi International e da questa sera, dopo aver ufficializzato appunto questa nuova associazione, potrà trovare i nostri riferimenti. Quindi digitalizzando Piwi International si arriva anche a noi.